Ciro Borriello, si dice che la sua campagna elettorale sia partita con il freno a mano. Pende infatti sull'esito della sua possibile vittoria anche la spada di Damocle del processo. Allora, ovviamente, se avessi avuto un minimo dubbio sulla mia innocenza, non mi sarei mai candidato. Che l'altra parte politica parla di questa possibilità è la fotografia lampante della nullità e dell'inconsistenza di questa coalizione. Perché molto stranamente sono gli stessi che 8 anni fa appoggiavano il presidente De Luca che si candidava nelle mie stesse identiche condizioni, cioè a rischio della Severino. Una delle accuse che le viene mossa è quella relativa agli incontri che avvenivano in una zona non coperta dal segnale telefonico. Cosa risponde? Il fatto che quella strada si chiamasse Panoramica già la dice lunga su quanto fosse nascosta, sul problema che in quel posto non ci fosse intercettazione, non fosse possibile fare intercettazioni è ampiamente provata all'interno del processo che ci sono state molte telefonate da quell'area, anche trascritte. Tra l'altro gli inquirenti hanno messo una antenna in più per prendere le immagini, se veramente la difficoltà all'intervento erano i nostri discorsi, non capisco perché non hanno messo un'antenna anche per, diciamo, la trasmissione vocale. Tra l'altro abbiamo una consulenza del mio perito che dice che è assolutamente impossibile che non ci fosse trasmissione, perché dice che ci fosse trasmissione differita, perché dice, o il suono viene captato e in quel caso viene anche trasferito, e il suono non viene captato e in quel caso non ci poteva essere l'intercettazione. Ma realmente erano frequenti quegli incontri con i responsabili della ditta? Gli incontri, a seconda da quello che dicono gli inquirenti, sono 14, ma quello che è veramente interessante è il contenuto di questi incontri. Io non parlo mai e mai di patti, non parlo mai e mai di un euro che la ditta mi dovesse dare, parlo solamente di mille cose per organizzare a meglio il servizio, anche un po' di cose amene sulla politica, ma fondamentalmente parliamo di organizzare l'incontro nelle scuole per coinvolgere le scuole nella raccolta dei rifiuti, parliamo come migliorare il servizio, ad esempio io mi lamento che il servizio non viene fatto bene anche il lunedì, in verità dal capitolato non era previsto, però io, diciamo tra virgolette, li bullizzo chiedendo che al di là del capitolato facessero i servizi anche il lunedì, perché è impossibile che per un giorno non si faccia il servizio, quel giorno la città appariva non pulita come al solito. Nel caso in cui la magistratura dovesse condannarla in primo grado, cosa accadrebbe? Allora, intanto io non temo nulla, perché come si è dimostrato fino adesso che ha parlato l'accusa ed è stato clamoroso che qualsiasi accusa mi è stata mossa è già crollata. E ovviamente quando parlerà la difesa avremo ancora ulteriori elementi da esporre. Ma già ad oggi, se tanto è vero che noi avevamo chiesto al pubblico ministero, perché c'è bisogno del suo accordo, di chiudere il processo già dopo aver ascoltato i finanzieri, perché è la finanza che deve dimostrare la corruzione. Purtroppo il pubblico ministero ha voluto anche ascoltare ulteriori testimoni. Ad esempio, un'altra cosa di cui sono stato clamorosamente, diciamo così, assolto è la questione in cui si lamentano che io ho spostato la Sorrentino per fare un piacere a Bassa. La stessa Sorrentina in udienza ha detto che le aveva fatto più di una volta richiesta verbale e richiesta scritta molto anticipatamente rispetto al trasferimento e che io gli avevo promesso che potesse essere trasferito solo dal 1º gennaio. Quindi anche questa parte è caduta. Così come è clamorosamente fallita la questione di dimostrare che avevo preso soldi. Nonostante sono state fatte tutte le indagini possibili e immaginabili sulle mie rendite, non è stato trovato un solo euro fuori posto. Ma ancora di più, quel famoso contar moneta che nella custodia cautelare si diceva, si sente un rumore come di contar moneta, già questo ti fa capire che parliamo di illusione. Perché sembra come di contare monete, è una pura illusione. Ma il CTU del Tribunale ha detto che non era un rumore
di moneta, ma era un rumore di carta comune. Ma ancora di più, bisogna dire che in tribunale abbiamo sentito questo rumore ed è durato solo 2 secondi. Allora, alla domanda del tribunale, ma come può in 2 secondi aver contato 20.000 euro? Il maggiore ha cambiato, diciamo, versione. No, non è che le ha contate, ha fatto così sulla mazzetta, il fuscio sulla mazzetta, per farle vedere al sindaco. Da precisare che in quel momento io non ero presente in macchina. Se vince e viene condannato, la città sarà amministrata dal vice sindaco? La legge prevede questo, ma come già ti ho detto, è un'ipotesi che non prendo neanche in considerazione, perché non c'è assolutamente una possibilità su 1 milione che possa essere condannato. Altrimenti non mi sarei messo in gioco per sopportare ovviamente le ingiurie, le falsità dell'altra parte politica, che non avendo argomenti seri si appiglia solo ed esclusivamente su questo.